Solo un ritardo dovuto alla sacca di gas trovata in galleria, ma per il resto i lavori procedono secondo cronoprogramma. Il sindaco di Gamberale fa il punto al TG Maxx dopo l'ultimo sopralluogo nel cantiere della Romana de Sanctis Costruzioni. Lo stato dell'arte, riferisce Maurizio Bucci, neo segretario provinciale della Lega, vede i lavori di realizzazione delle opere fuori terra e quindi per i viadotti come tabella di marcia. Siamo sull'affondo Valle Sangro. Vero è che il cantiere nei mesi scorsi ha subito qualche rallentamento dovuto all'approvvigionamento delle materie prime, acciaio e ferro in primis, ammette il sindaco, ma il problema è stato superato. Le opere fuori terra, come viadotti e strade, entro la metà del 2024 saranno tutte completate. Al tempo dell'interruzione della galleria erano stati scavati circa 700 metri dal lato Gamberale e 420 lato Quadri, e mancavano circa 1300 metri perché la galleria complessivamente sarà lunga 2465 metri. Appena si è interrotto il cantiere, l'ANAS ha prodotto uno sforzo importante, quindi sono riusciti a trovare una soluzione tecnica per proseguire con il cantiere, e ad oggi posso confermare che la ditta è stata fatta una perizia, sono stati trovati i soldi e ad oggi il cantiere ha ripreso anche a lavorare dentro le gallerie. Non si sta scavando, ma si sta facendo semplicemente l'allestimento del cantiere perché utilizzeranno macchinari antideflagrazione. Stanno rinnovando l'impianto di areazione che sarà fondamentale nel caso in cui dovesse riscontrarsi del gas, e stanno rinnovando anche, dovranno realizzare un nuovo impianto elettrico per questioni di sicurezza. Appena terminate queste opere inizieranno di nuovo a scavare, e il tutto è previsto per la metà di giugno massimo, lato di Gamberale, ricominceranno a scavare anche la galleria. Detto ciò, io non capisco quale sia stata l'informazione dell'onorevole Luciano D'Alfonso, che addirittura dice che il cantiere è bloccato. Io sono stato sul cantiere ieri e lavorano quasi a pieno regime, quindi eliminate queste problematiche, poi il resto si procederà. Era prevista che finisse intorno al 2025, in realtà slitterà di un anno, quindi diciamo che la strada sarà percorribile probabilmente nel 2026, più o meno verso la metà del 2026. Ovviamente aggiungo che tutto questo è sicuramente, io non voglio fare una polemica, però il cantiere avrebbe avuto un costo inferiore della metà se non si fosse data retta a qualche spinta trasversale, perché poi la galleria era l'intervento, il primo progetto prevedeva solo viadotti con un costo massimo di 90 milioni, poi per tutta una serie di ragioni legate a dei no per la deturpazione dell'ambiente, perché si sarebbe danneggiato l'alveo del fiume Sangro, tutta una serie di situazioni. Si è stati costretti a procedere dentro le gallerie, ed oggi il continuo dire no implica comunque delle situazioni che hanno avuto un costo economico importante e soprattutto un rallentamento, perché senza la galleria oggi, solo con i viadotti, sicuramente la strada sarebbe stata già transitabile.